Da quello che abbiamo potuto leggere da questa lettera, allora si deduce che il nostro cliente, questo qua, per quello che lavoravamo, perché ormai è morto, ha spedito questa lettera di aiuto verso il suo paese per denunciare qualche cosa. Qualche minaccia, non ho capito ancora bene cosa, solo che è stato intercettato e la scatola è arrivata all'assassino. Quella pistola, la stessa pistola che abbiamo trovato nella cassetta delle poste, ha ucciso il nostro cliente. E quindi bisogna investigare del perché quella scatoletta era anche in mano all'assassino. Qui ci sono due vie. Io non so quale prendere, non so se continuare per questa o questa. Ho visto la mappa, qua ci sono delle case verso questa direzione. Io direi di andare a investigare verso questa zona. Oh, cazzo, il palo. Vediamo magari se posso trovare aiuto. Strano che il cadavere sia ancora lì comunque. Eccolo, eccolo. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Continuiamo a piedi e vediamo se riusciamo a trovare qualche abitazione e investigare su qualcosa. Clinica del dottor Biuprey. Non so, Biuprey, non so se l'ho detto giusto, ma va bene così. Ecco qua, qui c'è una casa, sarà, non so, la clinica, perfetto. Proviamo a entrare nella clinica a vedere se troviamo già qualche informazione. Qua abbiamo i soliti tronchi, ma noi qua c'è una lettera. Appunto del dottore. Dovrebbe esistere una legge che impedisca ai medici di ammalarsi. Vediamo, emergenza medica in città, il dottore locale è malato, tornerò presto. Sblocca la porta. Trovare una porta chiusa a chiave in campagna non è un grande problema. In campagna, scusate, non è un grande. Però sapeva che c'era una chiave nascosta qua vicino. Allora io direi di guardare nella cassetta delle poste. Wow, perfetto! Sblocchiamo subito la porta. Esatto, non sembra affatto un ambulatorio per il medico. Vediamo se trovo. Qui è per scaldarci. Isabel. Oddio, è quella della foto! Isabel dovrebbe essere la ragazza nella foto e queste sono le sue ceneri. Finora ho ispezionato qualche cassetto della casa, ma non ho trovato granché. Il dottore è appassionato di storia, a quanto pare. Da qui la terra non sembra poi così grande. Ok, qui vediamo le bottiglie da conservarsi in un luogo freddo e asciutto, dicevano. E beh. Qua dentro l'armadio vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Un kit medico fa sempre piacere. Grazie mille. Un vaso da notte. Per fortuna di Carl, questa indagine non richiedeva di esaminarlo più approfonditamente. Meno male. Meno male. Dei calzini. Chiaramente un letto, quindi dormiva anche qua il dottore. Qua c'è il suo diario? Manifesto comunista. Aveva un libro simile? Beh, questo manifesto può tornarci forse utile in futuro o come inutile in futuro. Però la cosa interessante è che abbiamo fatto bene a tirare giù da quella via lì e venire qua, perché abbiamo capito, eccola qua, l'Isabel, eccola qua, il bravo dottore affiancato alla sua bella moglie, il perfetto ritratto della felicità. Quindi Isabel era la moglie del dottore. Ho trovato in questa valigetta una cartella che parlava di una donna che era stata colpita da un proiettile al cervelletto. Qui è sporco di sangue. Beh, comunque parlavo di una donna che è stata colpita al cervelletto e non c'era più niente da fare, era morta, però non gli era stato detto di inviare il certificato di morte. Per quale motivo? Qui forse c'è stata la donna? Someone had lost a few liters of blood here. Carl's first thought had been a lumber accident. Someone's hand cut by a saw. Mettiamo via la foto che può essere utile. In any case, whoever had lost all this blood couldn't have gone far. Esatto. Perhaps they were already dead. Uno che è ferito in quel modo, no, di certo non riesce a allontanarsi più di tanto. Mentre stavo ispezionando dietro la casa, ho notato queste impronte di lupo. Io provo a seguirle, magari ci porterà da qualche parte. Qui le orme di lupo sembrano continuare da questa direzione. Sì, eccole qua. Chissà dove ci porteranno. Qua siamo in mezzo proprio alla foresta. Ok, vedo una recinzione. Forse una casa, un'altra casa? Se siamo fortunati? Lì c'è qualcosa di interessante. Un bengala. Può tornarci veramente utile per fare illuminazione.
Eccoci qui, sono riuscito a trovare la casa. Però no, non so se da questa parte potevo andarci anche con la macchina. Là sembra esserci del fumo che esce dal camino. Casa di Rosaire. Quindi là ci abita qualcuno perché c'è il riscaldamento acceso. Cioè c'è il camino acceso. Riscaldamento qui non ce n'è, credo. Qui porta bloccata, quindi io direi di dirigersi subito a questa casa qua. È aperto! Oh cazzo! Ci ha cercato di uccidere! Addio, bon, mi stavi uccidendo? Pazzoide! Dice che possiamo ispezionare la sua casa nel frattempo. Ok, qua mi scaldo pure. Sto provando a dare un'occhiata in giro, ma sembra che non ci sia nulla. Cammini, che poi ti puzzano i piedi. Ok, stai impazzito. Lui vorrebbe una bottiglia di Caribou, ma dobbiamo prepararglielo, dobbiamo trovargliela in qualche modo. Mentre lui in cambio ci darà degli abiti. E quindi resisteremo più al freddo, presumo. Qui c'è un mazzo di chiavi che non avevo visto. Chiavi di Rosaire. Guarda un po', quella apre il mio capanno. Basta che mi porti del caribù. Perfetto, questa è la chiave del capanno. Andiamo subito nel capanno. Sblocca la porta. Perfetto, ci siamo. Diamo un'occhiata. Questa è una lanterna. Un'accetta. Un'ascia. Ottimo. Una tanica di benzina. Potremmo tornare all'emporio e fare benzina. Suppongo questo io, cioè non so se si può, ma mi viene da supporre così. Come pensavo, volevo tornare indietro alla clinica del dottore, infatti ho preso la strada che mi ha permesso di arrivare qua. Altro caricamento, potevo farla benissimo con la macchina, ma vabbè dai, abbiamo trovato comunque sempre qualcosa di interessante. Adesso provo a tornare indietro per vedere se c'è una bottiglia che interessa quel vecchio. Così almeno da prenderci il cappotto, cavolo. No, sembra non esserci niente qua, quindi la mia deduzione era alquanto sbagliata. Però ho notato anche che abbiamo saltato delle case. Cioè, abbiamo saltato queste prima di arrivare all'emporio, lì che c'è l'emporio. Abbiamo saltato Bedard, Roy, la Chance, il cap... Credo che noi siamo arrivati dal capanno o l'area di sosta, non saprei. Proseguiamo con la strada. Qui sulla nostra destra dovremo trovarci il vecchio, ma a noi non ci interessa perché ce la siamo fatta tutta a piedi, che dovrebbe essere questa. Ok, noi andiamo sempre avanti. Là è il ponte dove abbiamo raccolto delle cose, un bengala e altra roba di ferramenta. Nulla di che per il momento. Ci siamo, abbiamo svoltato a sinistra e qua dovremo trovarci davanti a una casa. Eccola qui, perfetto. Casa del patriota. Del patriota. L'area puzzava di latte cagliato, alcol di bassa lega e cavolo lisso. Quindi forse dell'alcol di bassa lega potremmo trovare quello che ci serve. Dimmi di sì, dai. Una rastrelliera per armi. Allora qua è per contenere le armi, solo che non c'è nessuna arma, nessun fucile. Bisogna essere fuori di testa per distillare whisky bianco in casa. Ok, prepara il caribou, eccolo qui. Però ci servono gli ingredienti. Un punto di domanda, e che cacchio, e che ne so, forse dobbiamo leggere qualche guida che ci permetta di creare il caribou. Abbiamo scoperto che abita in questa casa. Lo straccio puzzava di vomito marcio. Carl si chiese come fosse possibile vivere in condizioni tanto orride e disgustose. Sì, whisky bianco, sherry. Abbiamo capito come si fa il caribou, però manca il whisky bianco, ci manca il whisky bianco. Dove trovare il whisky bianco, porca vacca? Oddio, troviamo una cosa, ma per fare l'altra ce ne serve un'altra. Forse lì dietro c'è del whisky bianco. Bottiglia di birra, no! No, mi aspettavo il whisky, porca vacca. Direi che posso andare a ispezionare l'ultima casa che è rimasta in fondo a questa via.
Anche perché qui la traccia di whisky non ce ne sono. O sono indietro ancora nelle case dove mi sono lasciato scappare all'inizio del gioco perché sono andato troppo avanti. Oppure è là nell'ultima casa. Perché noi dobbiamo prenderla assolutamente quella giacca. Servirà assolutamente per proteggerci dal freddo. Oh, ma qua quando arriviamo alla casa dovremmo esserci quasi. Guardiamo la mappa. Eh sì, infatti siamo quasi arrivati. Scendiamo. Diamo un'occhiata qua alla cassetta della posta. Un pacco, una lettera, un pacco. Lettera per la Mut. La Mut. Sto per morire di freddo. Comunque gli hanno inviato una candela della macchina. Eccola qua. Una candela d'accensione. Noi ce la prendiamo su che non si sa mai. Rompi il lucchetto. Ma porca puttana. L'ho messa giù prima, a fatalità ho detto metto giù questo che non mi serve. Voilà, eccola qua. Intrufoliamoci nella proprietà. Ok, garage di Lemut. Forse qualche pezzo di ricambio per potenziare, non so, il nostro camioncino ce lo troviamo, non lo so io. Qua c'è qualcosa. Bottiglia vuota. Oh mio Dio.